E buon salve qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campana di avvisi. Detto questo, oggi porto questo video solo e esclusivamente per comunicarvi che ho creato il server di Discord e quindi metterò il link per essere invitati, comunque per entrarci, nella descrizione di questo video e poi ovviamente lo inserirò in tutte le descrizioni di tutti gli altri video d'ora in poi. Prima di andare avanti e spiegarvi un attimo com'è gestito il server di Discord, voglio dirvi due cose e sono sicuro che la prima non renderà tutti felici, cioè la maggior parte di voi probabilmente sarà molto contenta, ma una parte degli utenti che mi seguono sicuramente no. Allora, io personalmente all'interno del mio server di Discord non darò nessun tipo di limitazione legata al linguaggio. Questo vuol dire che se volete tirare giù i santi del paradiso riferendovi, che ne so, a un boss del gioco tipo Elden Ring dove siamo oggi, o qualsiasi altro contenuto legato a giochi, o comunque un contenuto diciamo astratto, quindi come possono essere discussioni o cose del genere, lo potete fare, potete anche fare del black humor, quello che volete, a me non mi interessa. L'unica cosa è che non dovrete mai farlo verso altri utenti, questo vi diciamo garantirebbe un ban istantaneo dal canale, questo perché io sono una persona che non gradisce la limitazione della parola, cioè non voglio, come si dice, impedirvi di esprimermi come volete, però allo stesso tempo non dovete farlo con gli altri utenti, cioè con le altre persone dovete essere sì liberi di parlare come volete, ma educati, e perlomeno dovrete tenere un minimo di diciamo discussioni normali. Se poi dopo volete accanirvi sul gioco, su cose del genere, su, ripeto, i vari argomenti che ci sono all'interno del server, potrete farlo. Di controparte, so che ci sono persone a cui questi tipi di argomenti o tipi di discussioni potrebbero dare fastidio, quindi metto le mani avanti. Se siete utenti che hanno problemi con determinati tipi di discorsi e potreste, non so, sentirvi a disagio, presi in causa, o non so, potrebbero arrecarvi una qualsiasi tipo di offesa, il mio consiglio diciamo che è 1/2. Il primo è semplicemente evitate di entrare su Discord e continuate a seguirmi sul canale e a scrivere sui commenti. Il secondo è entrate su Discord, se poi qualcosa vi dà fastidio semplicemente cercate di ignorarla, perché il semplice fatto che sono solo parole e non hanno un effettivo peso, anche perché su Discord vi basta creare un account completamente anonimo, quindi senza nessun tipo di dato che ricordi la vostra persona o chi siete, quindi il problema, cioè io non è che lo vedo, nel senso che basta ricordarsi che ciò che viene scritto all'interno di questo server è semplicemente all'interno del server, quindi non può minimamente toccarvi, cioè almeno io voglio fare in modo che siano tutti più o meno contenti senza andare a dare troppe limitazioni alle persone. Spero di riuscirci anche magari un po' col tempo, piano piano adattando quello che è il regolamento del server. Sappiate comunque che sia io che l'amministratore, che sarà già presente, comunque elimineremo tutte le persone dal server che saranno troppo volgari e si riferiranno a altri utenti in determinati modi. Come ho già detto, sì, libertà a 360 gradi di quello che potete dire, ma solo sui contenuti del server. Detto questo, il server comunque l'ho già diviso, ho già fatto una divisione legata a quello che è il canale. Ci sono 4 sezioni, una generica per tutto. C'è una home, c'è una pagina di consigli se volete consigliarmi dei giochi o semplicemente sul canale sia di Discord che quello di YouTube se volete darmi consigli generici. Ci sono sezioni chiuse che potranno essere visitate solo da utenti che sono più tempo all'interno, sono da più tempo presenti all'interno del server di Discord. Ho fatto una scala di ruoli che aumenta in base al tempo che rimanete sul canale, almeno per dare un po' di utilità alla vostra presenza all'interno del canale di Discord. Poi ho messo, non so, una sezione dedicata a Elden Ring,
una dedicata a Master Duel, a Yu-Gi-Oh! E una, l'ultima, dedicata a un gioco che forse non vi aspetterete, ovvero League of Legends. Non porto Outrider perché ancora non ho nozioni abbastanza serie rispetto a quel gioco, quindi non ho modo di dare consigli a livello, diciamo, generico, quindi ho evitato. Perché League of Legends è molto semplice, voi non lo sapete, ma io sono un giocatore di quello specifico gioco dalla Season 3. Fate un po' i calcoli per chi conosce il gioco alla Season in cui siamo e capirete che l'esperienza non mi manca. Quindi ho fatto una sezione dedicata a quel gioco per consigli, commenti sui personaggi, sulle build o comunque in generale sul gioco. Poi soprattutto ho messo ovviamente le chat vocali per ogni tipologia di sezione. Vi faccio un esempio, quelle di League of Legends ho fatto 5 sezioni vocali con 5 persone massimo, in maniera che se vogliate sfruttarle per andare a giocare online con altri utenti lo potrete fare senza problemi. Ovviamente l'ho fatto anche con Master Duel e con Elden Ring. Con Master Duel ho messo proprio 2 canali, tanto so che ci sarà poca gente e su quella parte del server sarà più che altro descritta a immagini e a magari discussioni legate alle carte e ai vari mazzi. Però intanto io l'ho messa. Su Elden Ring ovviamente ho messo anche lì un po' di canali vocali, anche perché ho messo la sezione del PvP, quindi se volete mettervi d'accordo e fare, non so, eventi o fare partite PvP tra di voi, lì potete farlo senza problemi. L'ultima cosa che vi devo dire è che io sarò ovviamente poco presente all'interno del server per quello che riguarda la presenza vocale, nel senso che per scrivere e rispondere ai messaggi scritti, quindi di testo, ci sarò sempre. L'ho fatto apposta proprio per essere più vicino a voi come utenti e per avere un collegamento più diretto, ma per quello che è il livello vocale, non dico scordatevelo, però io durante il giorno sono molto occupato, l'unico momento del giorno libero è la sera e lo passo in parte a registrare, in parte a farmi i fatti miei, quindi difficilmente mi vedrete mai collegato in una delle chat vocali del mio server. Se proprio proprio potreste vedermi in quella degli amministratori, magari proprio per discutere cose all'interno del server, o se proprio proprio, non adesso, quindi più avanti, in quella dedicata alle persone con il ruolo più alto tra i vari utenti che ci sono iscritti. Detto questo, questo piccolo video di oggi è finito, spero che questa cosa renda contenti molti utenti che la volevano da un po', almeno adesso avremo un canale, diciamo, diretto per comunicare. Ci si vede al prossimo video.